la pianta di base non sarà oltre i 100 metri quadri. E l'hai sventrata completamente? L'abbiamo sventrata abbastanza, sì. Era già un appartamento anticipato? Era già un appartamento, ma siamo all'interno di una palazzina Liberty, hai visto, no? Quindi ambienti chiusi, molto tradizionali, angusti. Molto carina, palazzina con giardino. Molto, molto piccoli, con poca penetrazione di luce, e abbiamo aperto parecchio, sì, perché cercavamo proprio di creare una fluidità degli spazi, una penetrazione della luce che prima non c'era. Quindi hai rivisitato tutto il progetto? Sì, diciamo la distribuzione, sì, completamente. E soprattutto, scusa? E soprattutto abbiamo cercato di levare un po' i luoghi deputati tipici, no, del tempo, la saletta da pranzo. Sì, cose borghesi, cose un po'. Mentre invece ci siamo fatti ispirare invece dalla struttura della casa, adesso magari lo vediamo. Ma di primo acchito mi sembra che ci sia riuscito, perché ho creato una sorta di open space, hai fatto una sorta sì, di loft. Sono tutti ambienti, sì. Ti stavo dicendo, la pianta è molto è abbastanza piccola, però c'è un grosso sviluppo in altezza, adesso qua non si percepisce. E quindi abbiamo recuperato spazio in altezza più che in larghezza, e questo è stato molto interessante. Carine queste rivisitazioni, questi libri messi impilati così, questi puff a forma di sasso, sì, che prendono un po' il fango, il grigio. Questo di alcune pareti. È il divertimento della committenza, insomma, molto gusto e piacere per queste cose. Senti, particolare, molto intrigante l'uso del ferro, questi pilastri di ferro, come si chiama? Sì. Un po' arrugginito? Sì, è proprio ferro trattato in modo che formi questa ruggine che poi viene patinata perché non sporchi. Un po' il concept di tutta la casa? Sì, esatto, è un po' quello che ti dicevo prima, fa parte dell'ossatura della casa, che è la parte che abbiamo voluto recuperare, la parte antica che abbiamo voluto recuperare. Mattoni, volte, i soffitti in legno, il ferro, che è tipico del tempo e che ci piaceva, visto che gli elementi decorativi all'interno di questa casa non erano molto interessanti, invece l'ossatura dell'immobile era molto interessante. Bella questa scala. Anche questo sempre in ferro, sì, esattamente. Anche i copri cos'è? Anche gli infissi sono tutti in ferro. Tutti gli infissi? Insomma, abbiamo cercato di riattaccarci a... Queste lastre che sono dei copri di termo, sì, è tutto, anche le soglie sono tutte in ferro arrugginito. Con questa resina inclusa dentro, questa resina un po' grossier, non levigata. Sono molti materiali, ho notato. Molti materiali, abbiamo giocato molto con i colori, con i materiali, con i livelli. Ci sono vari livelli, sì. E anche sui colori delle pareti. Sì, beh, sono tutte elementi che cercano di creare un po' di... profondità. Delle prospettive, diciamo, delle visuali, dei punti visuali. Come se fosse una quinta teatrale, qui vedi che il proprietario si occupa di... Come ho detto prima, è stato un grosso stimolo per me, proprio perché ha questa sensibilità facendo questo lavoro, chiaramente. Non male questo, perché... Cos'è, rovere... È un rovere... Sbiancato. Più che sbiancato, è proprio dipinto di bianco. Ah. Sì. Ah, è proprio... Sì, è proprio una vernice non sbiancato, imbiancato, trasparente, che non chiude il poro della vena del legno, però... È bello perché non è il classico bianco ghiaccio, questo esatto, colore un po' caldo.